abbiamo appena iniziato, esatto, la vittoria serviva per rompere il ghiaccio, sono partite subito forte, e però appunto resta ancora lunga, dobbiamo adesso già mettere la testa domani. E il nostro obiettivo è fare il meglio possibile, la nostra allenatrice ha detto anche in un'intervista dobbiamo migliorare rispetto all'anno scorso, e l'anno scorso siamo fermati in semifinale, dobbiamo provare a spingerci oltre. Le sensazioni sono buone, siamo cariche perché appunto è il terzo anno che veniamo e diciamo che è sempre bello giocare con competizioni così, però è anche bello fare il gradino sopra. Per me, io sono molto felice per oggi perché l'anno scorso non ho potuto giocare perché venivo da un infortunio pesante. La mia squadra mi ha sempre sostenuto tutto l'anno scorso e tutto quest'anno, e quindi mi sento di dover ringraziare le mie compagne perché le prestazioni derivano dal lavoro di squadra. Sapevamo che questa prima partita sarebbe stata molto difficile perché contro una delle presumibili squadre che potrebbero accedere alla Serie A. Abbiamo pagato caro i tiri da fuori, la loro difesa ben compatta, magari anche la nostra prima esperienza come playoff. Questo però a questo punto abbiamo cercato di tentare di trovare modo, di trovare delle soluzioni anche per le prossime partite, perché ancora nulla è deciso e comunque è importante anche ritrovare energie e anche ottimismo e l'orgoglio che non deve mai farci mollare, diciamo. Domani troveremo Pacheco, è una nuova scoperta, una nuova squadra che non conosciamo, e vedremo come andrà domani.